Dobbiamo ringraziare molto l'Ente Palio e tutti gli sponsor che hanno consentito di realizzare il Carnevale degli Esteri, al quale partecipiamo volentieri, è la prima volta. Abbiamo organizzato il mercatino delle erbe, l'abbiamo chiamato, proprio qui in Trento Trieste, dove era uso comunque fare il mercato. È andata benissimo, siamo alla domenica mezzogiorno, questo ha significato per alcune aziende aver quasi finito i prodotti. La risposta è stata ottima, ci piace l'ambiente, ci è piaciuto questo contesto, magari lo ripeteremo volentieri. Continua la raccolta di firme. Abbiamo approfittato naturalmente per proporre la nostra raccolta di firme sull'origine dei cibi in etichetta in tutta Europa. E anche qui nessun problema. I cittadini anzi arrivano senza nemmeno spiegargli e chiedergli di sottoscriverla. Sono consapevoli. Ci hanno detto più di uno, ormai sappiamo cosa proponete e quindi firmiamo volentieri. Col Diretti Avis continua questo binomio. Con Avis siamo sempre in collaborazione, è proficua, noi riusciamo a intercettare magari nuovi donatori, loro ci fanno promozione delle nostre attività, devo dire che lavoriamo bene insieme. È una bellissima collaborazione sicuramente con la Coldiretti, ma soprattutto è questo carnevale rinascimentale che ci dà una gioia. Ieri abbiamo avuto una marea di ragazzi giovani, turisti e anche molti universitari che vengono anche da altre città e sono rimasti entusiasti. Poi l'Avis è sicuramente l'appello che lo facciamo soprattutto per i giovani, per i nostri giovani di Ferrara, che anche quelli che sono, vengono da fuori a studiare a Ferrara, noi dobbiamo essere solidali e accoglienti. E questi ragazzi qua interpretano veramente, perché sono giovani e rappresentano l'Avis, perché il futuro sono dei giovani, il futuro dell'Avis è questi giovani. Ho conosciuto Avis tramite gli incontri che si facevano con gli studenti e mi sono informata e ho iniziato pian piano a informarmi e a iniziare a donare. È un gesto solidale che ti fa sentire bene anche te e veramente è una cosa fantastica, quindi che consiglio caldamente. In parte a scuola, sempre al liceo Ariosto, e in parte perché la nostra famiglia da sempre aiuta, o il donatore comunque aiuta l'Avis in questi momenti, e quindi alla fine, quando sono diventato maggiorenne, sono entrato anch'io. Si potrebbe dire che sono un predestinato, certamente. È un bellissimo gesto quello di donare il sangue e ti aiuta perché sei comunque sempre controllato e poi si conoscono tante persone. Di giovani ce ne sono molti e quindi è un bel gesto. È una bella famiglia. Siamo tutti una bella famiglia.